Buongiorno. Stamattina iniziamo la nostra pratica yoga. Ieri sera ho praticato il 108 salute al sole e immaginavo stamattina di svegliarmi un po' rotta. Invece devo dire che mi sento veramente bene. Praticare salute al sole è sicuramente un bel modo sia per scaricare un pochettino le nostre energie compresse che viviamo un po' tutti in questi giorni rinchiusi in casa, ma soprattutto anche per trovare quella forma di capacità e di serenità interiore, perché bene o male il sole illumina, ci riscalda e quindi ci fa anche sentire capaci di poter stare al centro di noi stessi in questi giorni così difficili. Vi chiedo di mettere e di appoggiare bene i piedi per terra, di sentirli ben aderenti al suolo, accompagnate le mani ai lati del corpo, abbassate le palpebre e prendete un momento in cui potete semplicemente accogliervi in questo momento, nel vostro respiro. Che scorre all'interno del vostro corpo. E inspirando, allungatevi, allungate le braccia, sollevate le dita, i palmi, allungate verso il cielo tutto il vostro corpo e quando espirate l'aria esce dal naso lentamente e tutto il tempo dell'espiro per scendere di nuovo con le braccia a fianco al corpo. E ancora, inspiro, unisco i palmi, trattengo l'aria, punto in alto e nell'espiro torno. Tempo dell'espiro, l'aria entra e esce dal naso, inspiro, ed espiro. Inspirando salgo e questa volta espirando piego un po' le ginocchia e scendo, cerco di scendere con la schiena piatta lentamente tutto il tempo dell'espiro. Inspirando unisco i dorsi delle mani, srotolo il corpo, raggiungo di nuovo il cielo, punto in alto, trattengo e nell'espiro scendo. Lentamente guido il corpo con il respiro e di nuovo in salgo, inspirando al cielo e nell'espiro scendo ripetete qualche volta seguendo i vostri tempi di respiro restando all'interno della vostra capacità. E osservate come il corpo inizia a sciogliersi. Inspiro. Ed espiro. Inspiro. Ed espiro. Inspiro. Ed espirando scendo e resto in Uttanasana. Se le mani non toccano a terra, piego un po' le ginocchia, appoggio le mani sulle caviglie, sui polpacci. Sui piedi, dove mi sento più comodo. L'importante è che lasciate cadere la testa, le spalle e permettete qualche respiro di distensione. Inspiro, allungatevi, distendete gambe e schiena quanto è possibile. Gli occhi rimangono a terra, la cima del capo. Segue la linea della colonna vertebrale
e poi espirando di nuovo scendete. Inspiro, allungo i stinti e nell'espiro torno giù. Inspiro, allungo, stetti ed espiro. Piego le ginocchia, spingo a terra, apro le braccia, srotolo. Inspirando salgo al cielo, inarco un po' la schiena e nell'espiro torno al cuore. In al cielo. Espiro Uttanasana. Inspiro a lungo. E nell'espiro scendo. Piego le ginocchia, spingo a terra, srotolo. Allungo il cielo, inarco la schiena. E nell'espiro torno al cuore. In al cielo. Espirando scendo. Inspiro allungo. E nell'espiro torno giù. Srotolo. Inspiro. Espirando torno al cuore. Saluto il cielo. Saluto la terra. Saluto l'orizzonte. Saluto l'aria. Fino al sole. Accolgo la luce dentro di me. Namaste. Fai un bel respiro, torna al centro e nell'espiro riporta le braccia a fianco al corpo. Inspiro e salgo al cielo. Espirando scendi a terra. Porta la gamba destra indietro, appoggio il ginocchio e allunga bene la colonna. Resta. Resta in quest'asana qualche respiro, lasciando il bacino scendere, osservando il tuo corpo e vivi la distensione. Vivi la distensione. Espiro e torno in Uttanasana. Srotolo, salgo al cielo e nell'espiro al cuore. Inspiro e salgo. Espiro, Uttanasana. Gamba sinistra indietro, un bel passo indietro. Allungo e resto. Osserva la distensione. Nini, vieni via. E poi torno a unire i piedi. Srotolo al cielo e nell'espiro al cuore. Ripeti. In ed es. Gamba destra indietro. Inspirando allungo. Espirando distendo. E questa volta resto con la gamba distesa. Senti la profonda distensione posteriore. Lascia che il giorno possa scorrere in te, in questo momento, col corpo che si risveglia. Inspiro e allungo. E nell'espiro, Uttanasana. Srotolo, salgo al cielo, estendo e poi torno al centro.
sull'altro lato. In, espirando, scendo. Gamba sinistra indietro, allungo. E nell'espiro distendo quanto il mio corpo mi permette. Lascio qualche respiro, osservando l'elasticità, lasciando che il peso del corpo operi da sé, insieme al respiro. Inspirando a lungo e nell'espiro torno. Srotolo, inspirando e nell'espiro torno qua. Fai un bel respiro. Inspira e sali al cielo e nell'espiro scendi a terra. Gamba destra indietro. Inspira. E nell'espiro distendi. Inspira. E questa volta allungati su bene. Lascia il bacino scendere. Punta le braccia in alto. Espandi il petto, il torace. E resta. Espirando le mani vanno ai lati del piede, punto il piede dietro e mi porto nella posizione del cane a muso in giù. Cerca di aprire un po' le spalle, lasciando i gomiti morbidi. Senti le mani premere a terra e puntare in alto i tuoi glutei. Respira così. Se le ginocchia sono un po' piegate, i talloni sono sollevati, osserva l'allungamento che ti è concesso. Guarda avanti, sali sulle punte dei piedi, piede destro in mezzo alle mani. Chiudi in Uttanasana. Al cielo, al cuore. Nini. Sull'altro lato. In. Ed es. Inspirando, gamba sinistra indietro. Allungo. Espiro. Distendo. Inspirando, torno ad allungare. E questa volta le braccia salgono, resto, punto in alto, espando petto e torace, il bacino scende, respiro, qui. Espirando, mani ai lati, punto il piede dietro, cane. Entriamo di nuovo nella posizione del cane. E osserviamo come ci riporta al centro, totalmente al centro. Salgo sulle punte dei piedi, guardo avanti, gamba sinistra in mezzo alle mani. Distendo, allungo la colonna e nell'espiro torno in Uttanasana. Srotolo, inspirando, salgo al cielo e mi porto al cuore. Fai di nuovo un bel respiro. E ora ripetiamo, aggiungendo un'altra postura. Sali al cielo. Espira verso terra, gamba destra indietro, allunga e nell'espiro distendi,
Inspira, sali al cielo. E nell'espiro torna giù. Inspirando, solleva il braccio sinistro e resta, punta in alto. Espirando, torna. Piede dietro, posizione del cane, muso in giù. Allunga e distendi. E poi fai scendere le ginocchia. Inspira in tigre, apri gli occhi, lascia cadere la pancia, espandi il petto. E nell'espiro, scivola indietro, nella posizione di Balasana, della preghiera. Inspirando, torna nella posizione della tigre, punta i piedi, spingi sulle mani e riprendi la postura del cane. Sali sulle punte dei piedi, guarda avanti, sposta il peso del corpo, piede destro in mezzo alle mani, allungo. E nell'espiro, torno in Uttanasana. Srotola, ritorna al cielo, inarca un po' la schiena e quando espiri, riprendi le mani al petto e al centro. Sull'altro lato, in ed es. Inspiro, gamba sinistra indietro, allungo e nell'espiro distendo. Inspiro, torno e mi allungo, inarcando un po' la schiena, apro verso il cielo. E nell'espiro scendo, mano destra che sale e resto, punto in alto, come avessi un'antenna. Vi ricordo che la testa guarda in alto se non avete problemi a livello delle vertebre cervicali, altrimenti tenete gli occhi verso il basso. Se non avete problemi, guardate verso l'alto. E nell'espiro, mano a terra, cane, allungo e distendo, inspirando ginocchio a terra, e tigre, apro gli occhi e punto la mia preda, focalizzo, e quando espiro, arrotondo la schiena e scivolo indietro. Inspirando, torna in tigre. Ed espirando, riprendi la postura del cane. Sali sulle punte dei piedi, guarda avanti, piede sinistro in mezzo alle mani. Inspira. E nell'espiro, Uttanasana. Srotolo. Apro i polmoni, li riempio come se il mio corpo fosse un vaso, espando. E nell'espiro, torno al centro. Un respiro. In, al cielo. Es, scendo a terra. Inspirando, gamba destra indietro, allungo. E nell'espiro distendo. Inspiro, torno e salgo al cielo.
e nell'espiro le mani a terra. Inspirando braccio destro che sale e nell'espiro lo riporto accompagnandomi nella posizione del cane. Inspiro tigre, espiro preghiera. E ora guarda avanti e incomincia a scivolare. Lascia le mani dove sono. Tu pensa semplicemente a scivolare completamente a terra. E poi, inspirando, premi e sollevati nella posizione del cobra. Punta i piedi, cane. Resta. Semplicemente resta. Sali sulle punte dei piedi. Piede destro in mezzo alle mani. Uttanasana. Al cielo. Al cuore. Ed esso. La gamba sinistra va indietro. E nell'espiro distendo. Inspirando torno al cielo. E nell'espiro scendo. Inspiro il braccio sinistro sale. E nell'espiro mano a terra e il cane. Inspiro tigre, espiro preghiera, inspirando scivolo, mi porto a terra e poi mi sollevo, punto i piedi, cane, piede sinistro in mezzo alle mani, allungo. E nell'espiro, uttanasana. Srotolo al cielo e torno al cuore. Un respiro. Inspiro al cielo, espiro a terra, gamba destra indietro, in, espiro il cane, appoggio le ginocchia a terra e dalla preghiera scivolo nella posizione del cobra, inspirando, espiro in cane, piede destro in mezzo alle mani e nell'espiro uttanasana. Srotolo, espando, e nell'espiro, al cuore. Un respiro. In. Es. Gamba sinistra. Ed espiro. Scendo con le ginocchia, inspirando scivolo, Bhujangasana, cane, piede sinistro, Uttanasana, al cielo, al cuore. Chiudi gli occhi, lascia le braccia a fianco al corpo e osserva. Osserva l'energia che si muove, osserva le sensazioni del tuo corpo, osserva lo spazio del tuo respiro,
Osserva il battito del tuo cuore. Osserva la tua mente, serena e luminosa. Inspirando, allungati bene al cielo e nell'espiro ritorna. Intreccia le tue caviglie, pratica Shiva Mudra e lentamente accompagnati a terra. Resta qualche momento, lasciando che il tuo corpo ritrovi uno stato di calma, di serena calma. E poi accompagnandoti dal punto della terra, come se fosse un gancio che ti trattiene, una radice bella forte tra il coccige e il suolo, inizia semplicemente a ruotare. Lasciati ruotare qualche volta, seguendo il tuo respiro, la velocità che preferisci. Inverti. Inspira e salgo al cielo. Espiro e scendo alla terra. Inspiro, allungo. Espiro e abbandono. Inspirando, torno al cielo. Espiro al cuore. Saluto il cielo, saluto la terra, saluto l'orizzonte, saluto l'aria, fino al sole, accolgo la luce dentro di me. Namaste. Vi auguro una felice giornata e grazie di questo bel momento insieme. Shanti.